Care amiche ed amici, il vostro Saint-Chan vi saluta tutte e tutti all'indomani del voto referendario, del referendum sulla Costituzione italiana. Grazie a tutte e tutti quelli che hanno votato no, che hanno fatto vincere il fronte del no per salvare la nostra beneamata Costituzione, che, come disse Benigni anni fa, è la più bella del mondo. Il referendum è stato bocciato, non c'è stato quello che temevo, cioè un forte astensionismo. Il fronte del no ha vinto con più del 60%. Ed è stata una sconfitta così schiacciante per il fronte del sì, promosso personalmente da Matteo Renzi, che si è costretto a dimettersi, anche perché il suo grave errore è stato quello di personalizzare il referendum. Infatti non è che lo ha promosso solamente il PD, ma addirittura il presidente del Consiglio dei Ministri, cioè lui stesso, invece di rimanere super partes nei confronti del referendum, lo ha promosso personalmente. Io credo che una delle cose che abbiano fatto capire agli italiani che dovevano votare no è stato l'invio da parte di Matteo Renzi di lettere a casa degli aventi diritto a votare al referendum, promuovendo attivamente, proattivamente il sì. E questo è antidemocratico. Avrebbe dovuto mandare come primo ministro una lettera contenente tanto le ragioni del sì come le ragioni del no. Mi ricordo che tempo fa Berlusconi, quando era primo ministro, inviò migliaia o milioni di SMS agli elettori per influenzarne il voto. E anche lui venne sonoramente bocciato dagli elettori che votarono no alle riforme che pretendeva fare, mi sembra, la Costituzione, anche lui. Quindi queste campagne, a meno che Matteo Renzi non abbia voluto far vincere il no, non si devono fare, perché appena un politico in carica dice votate sì, la gente vota no, subito sente annusa, odor di bruciato. Sono contento quindi che si siano salvati i valori della Repubblica Democratica Italiana, i valori fondamentali che sono quelli della Costituzione, che non si sia accettato questo papocchio di Costituzione che si voleva far passare, perché io credo che gli italiani abbiano anche capito, che abbiamo tutti capito, quelli che abbiamo votato no, che ci sono altre cose più importanti, di primaria importanza, che non votare un referendum sulla Costituzione. E si è votato no proprio perché abbiamo capito, gli italiani, che si è sprecato inutilmente del tempo, delle risorse e del denaro per discutere di uno degli argomenti che magari sono gli ultimi ad avere importanza nel nostro paese. Dopo, naturalmente, il traforo del TAV e il tunnel e il ponte sullo stretto di Messina. Cioè, sono tre cose di cui ne abbiamo meno bisogno: l'insicurezza giornaliera, i furti, lo spaccio di droga, gli assassinati, la violenza di genere. Non si risolve nulla. Però si voleva cambiare la Costituzione. Si vuole fare il ponte sullo stretto di Messina. Si insiste con il tunnel di alta velocità o il treno di alta velocità e non si fanno le riforme che la gente si aspetta per vivere meglio, per migliorare la propria qualità di vita e per far ripartire le imprese e le industrie. Quelle cose non fanno un referendum, fanno dei referendum tipo questo, che in pratica, da quando c'è il governo Renzi, non si discute altro per distrarre la gente su riforma costituzionale sì o riforma costituzionale no, più di 2 anni e mezzo sprecati.
si è sprecato del denaro per organizzare il referendum ed adesso si riparte da zero. Però almeno abbiamo salvato il nostro paese, abbiamo salvato la nostra Costituzione. Quindi Matteo Renzi ha fatto degli errori. Mandando le letterine con un'immagine della scheda referendaria con la croce sul sì, dicendo fin dall'inizio, come ha fatto con il referendum sulle trivellazioni del petrolio, dei pozzi di petrolio, che se avesse vinto il no, lui si sarebbe dimesso. Purtroppo lì ha vinto il sì perché ha vinto per astensione. E poi adesso ha detto che su questo referendum costituzionale si sarebbe dimesso se vinceva il no. E l'ha dovuto fare perché la vittoria del no è stata schiacciante. Se vinceva con un margine piccolo, magari non si dimetteva. Ma il fatto è stato che la gente non è andata a votare al referendum sulle trivellazioni perché lo hanno organizzato in poco tempo e non si è avuto il tempo di informare la gente sui danni collaterali delle trivellazioni a meno di 20 miglia dalla costa e sul territorio italiano. Infatti, il giorno dopo che molti si erano astenuti a Genova dal votare per il referendum sulle trivellazioni, sì o no, c'è stata una malversazione di petrolio, un diramamento, e molti si lamentavano che dovevano scappare di casa perché gli effluvi del petrolio gli intossicavano, hanno bruciato gli effluvi del petrolio, i raccolti, le colture di pesce, l'allevamento degli animali, le piantagioni, hanno inquinato, ancora adesso non si sa quanto siano inquinati i ruscelli, i corsi d'acqua e le spiagge di Genova. Per cui dicevano che se colpivano l'indotto del petrolio venivano a mancare migliaia di posti di lavoro. Dopo la malversazione di crudo di petrolio a Genova, invece sono mancate molte più migliaia di posti di lavoro dall'indotto del campo, dell'allevamento di animali, del turismo e anche indirettamente tutti quelli che vivevano delle persone che lavorano nel campo, nel turismo, nel mare, in montagna, nei corsi d'acqua. Quindi è stato peggio salvare un migliaio di posti di lavoro a Genova perché la fuoriuscita di petrolio ha fatto mancare il lavoro magari a decine di migliaia di persone. Io credo che per queste ragioni abbia vinto il no. La gente si è reso conto che con la Costituzione non si gioca, che ci sono altre priorità nel paese e che il governo di Matteo Renzi è stato un disastro, soprattutto perché lui ha fatto una specie di mezzo golpe bianco andando al potere, facendo le scarpe a quelli che avevano vinto le elezioni, cioè con degli sotterfugi si è sostituito a Letta che si aveva sostituito a Monti che era un governo tecnico. Quindi ci abbiamo avuto tre presidenti del Consiglio dei Ministri, tre primi ministri che nessuno aveva votato. Se avesse passato il referendum del sì, chissà quanti altri governi tecnici avremmo avuto, o di palazzo. Invece così, finalmente andremo alle elezioni. Certo, ci sarà un governo interino o tecnico, ma vediamo le cose come andranno, perché in Italia non tutto è garantito. Comunque, ecco, non mi voglio dilungare di più, sono contento che abbia vinto il fronte del no. Siamo stati noi italiani responsabili perché siamo andati a votare più del 70% per quello che il no ha vinto con il 60% e il sì ha avuto meno voti, però li ha anche avuti. Quindi significa io rispetto chi ha votato sì, anche perché oltre ad avere esercitato i suoi diritti costituzionali, adesso si dovrà assumere le sue responsabilità nel
darsi conto che la sua era una scelta sbagliata. Comunque, che abbiate votato sì o no, sono contento perché significa che noi cittadini italiani finalmente ci siamo messi i pantaloni larghi e siamo andati a votare da adulti, perché in una democrazia bisogna difendere la democrazia con il voto. Che tu voti poi quello che voti non è importante e io rispetto le tue scelte. Vuoi votare sì, vota sì, ti accompagno a votare sì, non importa. Vuoi votare no, vota no. Le mie ragioni sono state per il no, ho votato no, sono contento che ha vinto il no. Se tu continui a pensare che doveva vincere il sì e hai votato sì e che era giusto che vincesse il sì, accetto, ma non approvo le tue idee perché viviamo in una democrazia e viva la democrazia. E quindi sono contento che se tu hai votato sì, io rispetto la tua opinione e rispetto soprattutto il fatto che tu sia andato a votare. Perché purtroppo lo sport di noi italiani è sempre quello di non andare a votare e poi lamentarsi, sia che vinca il sì, sia che vinca il no. E questo è sbagliato. Ti vuoi lamentare? Va a votare prima. Non vai a votare? Shh, zitto! Sia che vinca il sì, sia che vinca il no, taci e acconsenti, perché chi non vota, vota in bianco. Chi vota in bianco o annulla la scheda è perché vuole accettare qualsiasi cosa. Beh, care amiche ed amici, per non essere ridondante, adesso vi lascio, anche perché sto all'aperto e è iniziato a piovigginare. Giusto qualche goccia d'acqua, ma non si sta, è molto nuvolo. Poi ci sono stati dei fulmini, delle saette, dei bagliori di luce fra le nuvole. Non vorrei essere fulminato perché, e ve lo dico perché voi anche stiate attenti, i cellulari chiamano i fulmini. Quindi io vi lascio, il vostro Sant'Enchan vi lascia. Questo è stato un nuovo video, doveva essere qualche istante per congratularmi con quelli che hanno votato no, la vittoria del no, per dirvi che Matteo Renzi se ne va a casa come promesso, per una volta ogni tanto mantiene le sue promesse. Io ho fatto tanti video sulle promesse che Matteo Renzi non ha mantenuto, adesso bisogna vedere se si allontana anche dalla politica. Però vi ringrazio di seguirmi, cari amiche ed amici. Vado ad editare il video, se no ci mette troppe ore, poi per qualche minuto in più ci mette un'ora a essere editato. E niente, vi lascio al prossimo video. Sono contento che ha vinto il no, che ci manteniamo la nostra Costituzione della Repubblica Italiana, come Benigni disse 4 o 6 anni fa, la più bella del mondo, che non andava cambiata quando la voleva cambiare Berlusconi e la Lega. E niente, poi ha cambiato d'idea, ma i cittadini italiani non hanno cambiato d'idea, perché solo perché la voleva adesso cambiare la sinistra. Arrivederci dal vostro Sant'Enchan.